introdurre il tema della morte nella vita pubblica, sembra un becchino universale. Noi dobbiamo lavorare perché la politica incontri la vita e dobbiamo farlo sapendo che nella politica ci sono cose diverse e che parlare tra diversi non è necessariamente compromettersi o perdere l'anima. Un conto è parlare o abbracciare il caimano, e io sono contro questa prospettiva, ma dialogare tra diversi non è il demonio che avanza, è la democrazia che si robustisce. Solo chi ha paura delle proprie opinioni ha paura di confrontarle con le opinioni degli altri. Grillo oggi ha scritto un post dicendo, dopo quello che è successo il weekend scorso e poi col governo di Larga Intesa, il 25 aprile è morto. È una frase troppo forte o ha un significato? Beh, il 25 aprile ha un suo significato importante e oggi in effetti la libertà è ancora a duro rischio, quindi è importante restituire un senso alla parola libertà. Noi abbiamo sempre detto che andremo avanti da soli e saremo, come dire, il portavoce di quelle che sono le espressioni dei cittadini, e in questo siamo anche noi parte di una resistenza che ormai da decenni non c'era più.